Iniziamo subito a preparare il nostro dolce per la festa di Halloween. Prima di tutto, rompiamo le uova all'interno del nostro recipiente. Aggiungiamo un pizzico di sale fino. Versiamo 200 g di zucchero e iniziamo a montare il tutto per almeno 5 minuti. Versiamo 175 di latte, 130 di olio di semi. Mescoliamo il tutto. Versiamo 250 g di farina, una bustina di lievito per dolci. E amalgamiamo il tutto. Sul tavolo ho preparato lo stampo da plum cake, precedentemente imburrato e infarinato, il nostro impasto e del cacao amaro con il setaccino. Adesso andiamo ad aggiungere metà composto all'interno, del nostro stampo. Ora versiamo il nostro cacao amaro. Se preferite, potete anche usare il cacao quello dolce, ma io per questa ricetta preferisco quello amaro. Così. Versiamo sopra, in questo modo cercando di coprire tutto il cacao, il restante impasto. Non fa niente se si creano queste sfumature. Deve essere proprio così. Ed ecco qui il nostro impasto. Ora possiamo infornare a 180 gradi per circa 45-50 minuti. Mi raccomando, fate sempre la prova a stecchino, in quanto ogni forno è a sé. Ed ecco qui il nostro plum cake. Ho fatto la prova a stecchino e lo stecchino appunto è uscito asciutto, quindi ho capito così che il mio plum cake era pronto. Non lo trovate bellissimo? Guardate il cacao. Qui ho preparato degli smarti e qui ho sciolto del cioccolato fondente. Ora andiamo ad applicare gli smarti utilizzando come collante il cioccolato fuso e li applichiamo sul nostro plum cake un po' qua e là. Adesso, sempre con lo stuzzicadenti e la cioccolata, andiamo a creare le zampette del nostro ragnetto. Procediamo in questo modo con tutti i ragnetti. Volendo, possiamo anche fare
due occhietti. Ed ecco qui il risultato finale. Non sono terrificanti questi ragnetti? Aggiungiamo giusto un po' di zucchero a velo e il nostro dolce è pronto. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Ho cercato di realizzare un dolce semplice alla portata di tutti con questi ragnetti dallo sguardo cupo. Facciamo la prova del taglio. Ed eccolo qui, super soffice e goloso.